Siamo con l'assessore Etienne Lucarelli, è venuto anche lui a salutare questa bella manifestazione fanese, Boomerang Rewind Festival anni 80-90. L'abbiamo detto e abbiamo anche la fortuna di avere una delle icone degli anni 80. Sandro Altobelli, assessore, lei è interista? Sì, sono interista, sono un grande appassionato di calcio. Devo dire che dopo 2 anni di pandemia, questi ragazzi che hanno ripreso con forza questo bellissimo festival, che quindi un grande movimento nella città di Fano, è già di per sé molto bello, ma avere qua insomma persone che hanno fatto la storia dell'Italia, in questo caso del calcio italiano, poi per me che insomma in quegli anni avevo 8 anni e ho vissuto la vittoria ai mondiali con mio padre che mi portava in giro per la città di Fano fuori dal finestrino con la bandiera dell'Italia, e poi da interista ho vissuto la vittoria degli scudetti con insomma esultando sul nome di Altobelli. Oggi avere qua un'icona come Altobelli nella città di Fano per noi è un onore, quindi gli diamo un grande benvenuto. Ha rappresentato l'Italia nel mondo in modo eccezionale, ecco, e quindi è un grande onore per noi oggi averlo qui a Fano. Altobelli, lei quando avete vinto quel mondiale si rendeva conto, avevate la consapevolezza di quello che avrebbe portato negli anni persone a ricordare davvero per 40 anni ciò che era successo quella notte? No, assolutamente no. Allora, noi eravamo via da un mese dall'Italia perché avevamo fatto la preparazione, poi eravamo in Spagna, quindi non c'era la televisione che c'era oggi, non vedevamo quello che succedeva in Italia, ci siamo resi conto di quello che avevamo fatto. Quando siamo tornati in Italia è venuto Pertini, il Presidente della Repubblica, a prenderci a Madrid con l'aereo personale. Siamo tornati tutti insieme, siamo atterrati a Ciampino a Roma, l'aeroporto era pieno di gente e tutte con le bandiere. Da Ciampino fino al Quirinale, la strada di qua e di là, c'era tutta gente con le bandiere. La vera emozione è stata quella, e lì abbiamo capito cosa avevamo fatto. Assessore, comunque una manifestazione riuscita, si inserisce nell'ambito di un'estate fanese davvero all'altezza. Sì, veramente l'estate è molto ricca, sono contento, non era facile concepire una programmazione così importante come quella che abbiamo fatto, ma la città di Fano ha un DNA molto creativo, quindi insomma ecco, abbiamo questa sensazione di essere liberi dal Covid, speriamo che effettivamente sia così, e insomma tutti hanno cominciato a pensare di rappresentare al meglio quelle che sono le caratteristiche della nostra città, che guardano alla storia, all'enogastronomia, alla qualità della vita in genere. Tra l'altro molti colleghi di Altobelli sono venuti a presentare qui i libri a passaggi, perché insomma è un festival che parla un po' di tutto, è molto popolare, quindi veramente una bella stagione, ma soprattutto la gente ha voglia di ripartire, ha voglia di uscire, farlo con un modo anche un po' diverso rispetto a prima, cerca più tranquillità, cerca il buon cibo, e il nostro territorio che ha queste colline che arrivano direttamente sul mare, un bel mare direi, anche un territorio adatto ad accogliere, quindi ci aspetta una stagione importante e ciò che volevamo per ripartire.